Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a una puntata speciale di Tintoria live da Recanati. Applauso. Alla mia destra, alla co-conduzione, l'autore anche di Tintoria, e comunque sia un bellissimo ragazzo, Stefano Rapone. E ciao, ciao amici di Recanati. Diciamo subito, meno applausi per Rapone, perché sennò io mi risento. Lo dico, no, è il secondo che ti fanno, uno fuori camera, uno a favore di camera. Un applauso pure tu. No. Sei spontaneo. Esatto, dai, sennò... non ti preoccupare. Mi stavo per mettere a piangere. Ruffiani. Ci troviamo nella sala ex granaio di Recanati, non so se lo sapevi, questo era un granaio che poi è stato donato da una famiglia con un nome facilissimo, ma che non mi ricordo, al comune di Recanati, ed eccoci qua, hanno detto questo lo potete usare solo per registrare podcast dal vivo, infatti l'hanno aperta oggi per la prima volta, perché non era mai venuto nessuno a registrare un podcast. Chissà se ora trovassi qui un ago, se potessi dire ho trovato un ago del in granaio, che comunque quasi ti auguro di trovare un ago e fare una bellissima storia Instagram. Allora, perché siamo qua a registrare Tintoria? Perché siamo stati invitati dal Resonance, e io il Resonance, che è locale storico per noi, comunque è un nome che abbiamo sempre sentito. Sì, no, fate questo perché applauso. Al di là del momento, per noi che facciamo stand-up comedy, il Resonance è un locale storico, perché è uno dei primi ad aver ospitato la stand-up comedy in Italia, quando i primi comici italiani si sono definiti stand-up comedy, hanno detto noi vogliamo andare in giro per l'Italia. Il Resonance è stato uno dei primi posti a fare quel tipo di spettacoli e è diventato un posto della tradizione. Cioè, quale comico può definirsi tale se non è mai andato al Resonance? Io, per esempio, non sono mai stato chiamato, manco una mail, manco un messaggio vocale. Questo, diciamolo, mai, proprio zero. E invece eccomi qua, da sì, bravo. E io l'ho detto, chiamate Tinti, sì, vabbè, lo chiamiamo. Poi, alla fine, ha chiuso e quindi... Hanno detto, però, guarda, abbiamo un ex granaio che fa il caso vostro. C'è un granaio, c'è un... possiamo in cui chiamare... tenevano il grano, questo è giusto. Bravo. Per... si vede che hai studiato, granaio, sì. Grano. E tra l'altro Recanati, seconda volta che vengo a Recanati, un bijou, questo lo dico, cioè è una bella cittadina per le mani, è carina. Quanti di voi sono di Recanati effettivamente? In quattro. Quattro persone, vabbè. Sta quindi... merda di Recanati. Possiamo... brutta, possiamo per non essere brutta, non essere ruffiani, l'urbino essere... dei poveri, no, non... questo la tagliamo perché secondo me vi fa male, urbino senza l'università, cioè poi quella la differenza, è solo la gente ubriaca per strada, è l'unica cosa che vi separa da urbino, sono i coma etilici dei calabresi, altrimenti siete lo stesso posto, lo stesso identico posto. Un applauso ai calabresi che comunque ci fanno paura, quindi diciamolo, amici calabresi, continuate a bere nelle città perché l'Italia ripartirà da voi. Però Recanati no, cioè bella, a me piace, bella, ti piace? Sì. Io l'ho vista oggi. Oh, cioè, non c'eri mai stato? C'ero stato, ma ero stato nel come si chiama, la Cadiluna, nella campagna. Fatto lì non c'erano granai, no, c'erano solo ti sei perso parecchio. Animali. Solo animali. E quindi tu non sei stato a Casa Leopardi? No. Guarda, io l'altra volta sono venuto, sono rimasto, stavo da solo, e la mattina dopo sono ripartito tardi apposta per andare a Casa Leopardi e pensavo, vabbè, famo sta cazzata e due palle. Mi sono commosso, come uno scemo. Ti dicevo, la casa di Leopardi è tipo la casa di Sherlock Holmes Londra. Che... no, perché Leopardi esiste. È esistito, quindi... non è una cosa... comunque di... è la casa di qualcuno, cioè nel senso ci viveva uno, non è che tipo, e questa è la casa di Sherlock Holmes, quella è come la casa di Montalbano in Sicilia, e fanno, e qui il commissario Montalbano prende il caffè. Ragazzi, però non è vero, cioè nel senso, è un attore. Okay. Quindi qua era vero, era lui. Qua era proprio lui, cioè The Original Leopards. Io gli ho visto, c'è la maschera funebre di Leopardi.
Ma è tipo, chissà se è tipo The Mask, se me la metto. Se te la metti cominci boh. Può essere. Se te la metti improvvisamente sei depresso e arrabbiato. Si può dire, no, adesso non si so. Si può dire che era triste, era un po', e arrabbiato. Adesso lo chiameremmo incel, forse il più grande di tutti. Il più grande incel della storia. Della cioè storia, lui ha tramutato il suo... in arte, però forse questo è banale, cioè troppe volte Recanati si è detto sì certo, ne parli di incel, io pensavo di aver detto qualcosa di brillante. Però incel è recente come cosa, quindi era un red pillato, come si dice? Beh, sono contento che stiamo usando questi neologismi inglesi brutti per Leopardi. Per la storia dell'Italia. Esatto. Però Casa Leopardi è bella davvero, cioè non è una gag. Stai là, dici, ah, poi là abitava Silvia, e tu fai tutto così. Io dico sempre che c'erano tutte professoresse d'italiano in lacrime, perché poi è vero, cioè, se fai il tour tutte, ah, e poi mi dica di quella volta, e tutte che piangono, però io piangevo apprezzo a loro, e è molto bello, te lo consiglio. Domani partiamo presto. Non ci andiamo. Non ce la facciamo. Tra l'altro Recanati, vi dico di cosa è meglio, vi dico di quale città è meglio Recanati. Quattro lettere, capitale d'Italia. Indovina. Dici? Sì. Io oggi, allora, vabbè, raccontiamo questa cosa. Noi siamo venuti oggi direttamente da Roma e io sono andato a prendere, non ho la macchina, quindi ho preso la macchina e mio fratello, ho detto Stefano, ti vengo a prendere, non facciamo tardi, dobbiamo fare tutta l'uscita da Roma. Io sono uscito di casa alle 3 e dicendo vado a prendere Stefano. Dopo aver preso Stefano dovevo andare a prendere una lavatrice, questa è una storia, vabbè, però... Devo andare a prendere una lavatrice da portare all'Aquila. Quindi già una bella, l'inizio di una bella avventura. L'inizio di una bellissima avventura. Non tutti i giorni ti svegli dicendo devo portare una lavatrice all'Aquila. Nella mia vita questa cosa è successa 4 volte, però vabbè. Comunque sia, questo capita. E quindi abbiamo preso questa lavatrice e abbiamo detto adesso la portiamo all'Aquila perché la devo portare a casa, io sono aquilano, la devo portare a casa all'Aquila. E per uscire da Roma, io sono uscito di casa alle 3, siamo arrivati al casello di Roma alle 5:30. Ci abbiamo messo 2 ore e 30 minuti per arrivare al casello di Roma, per uscire da Roma. E a quel punto la lavatrice non l'abbiamo potuta portare all'Aquila, quindi io spero che in centro a Recanati non ci siano persone in cerca di lavatrici, perché altrimenti mi sfondano la macchina. Se andate in piazza è una lavatrice. Sì, sì, è una lavatrice. Se vedete una macchina, che sa cosa c'è là dentro, un tesoro? No, è una lavatrice. Per favore, non toccate la mia lavatrice che ci tengo. Tanto neanche lavasciuga, solo lavatrice. Quindi... Solo lavatrice. Cioè... Però attenzione, perché ne abbiamo già parlato, le lavasciuga... Sì, infatti, è una domanda che mi hanno fatto. Infatti ho chiesto prima al pubblico, cioè al mio pubblico di Instagram, fate domande su stasera. E la metà erano sulla lavatrice, cioè che classe energetica è, se anche la lavasciuga. È un'ottima lavatrice, questo un'ottima lavatrice. Dire. Però no, non è lavasciuga, ma perché la lavasciuga insieme poi ti rovina i panni, dicono. No, ma secondo me non asciuga neanche così tanto, sono fuori un po' umidicci questi panni. E io ho una, non so se ho già raccontato questa cosa. Vabbè, la racconto al pubblico di Recanati. Diciamo di Recanati, poi in realtà. Il pubblico di dove comunque questi apolidi, come si dice, questi come si dice quando uno non c'ha una città? No, c'è un altro termine. Già non c'è la nazione. Apolide. No, quella è la città. No, apolide. Oriundo. No, ecco, oriundo è un'altra cosa. Apolide è se non c'è nazionalità. Oriundo, scusa. Oriundo è se sei di un posto che sei proprio di lì, tipo, quello no, è oriundo, sì. Non è così. No, oriundo è quello, no, è contrario. No, quello è autoctono. Oriundo è se sei naturalizzato di un posto, cioè sei di un altro posto e ci sono e oriundi poi... in sala, c'è un qualche oriundo che può dirci. Qualche professore di chissà, italiano. Ma si dice ancora oriundo? Perché poi è un attimo che oriundo ci cancellano da YouTube. Cioè, hanno detto la parola con la O. si diceva quando ero giovane io, i calciatori, tipo se sei nato in Argentina, giochi con la nazionale italiana, sei oriundo. Ah. Sì. È quello? Un calciatore ci che sei rimasto male. Con un'altra città. No, magari non è solo dei calciatori, la mia cultura si ferma lì. Lì e a Leopardi. La ragazza sta cercando, vero? Sta cercando Oriundo. Ah no, che stai a fare allora? Sta scrivendo portatemi via da qui.
ci sta, ci sta. SOS ex granaio, intervenire subito. Che stiamo dicendo? La lavasciuga. Voi avete la lavasciuga? Quanti di voi hanno la lavasciuga? Qualcuno là in fondo. Ecco, là in fondo, anche qui, anche qui. Anche qui. Come vi trovate con la lavasciuga? La usate? Cioè, asciugate? Asciuga. Quanto tempo ci mette per fare tutto il ciclo? Sì. Quattro ore, comunque è tanto. Quattro ore di, diciamo, quattro ore indirettamente di armi a Putin, questo lo possiamo dire. Sì, sì, quattro ore di ogni volta energia. Che asciughi i vestiti un proiettile viene inviato. Questo un saluto, questo, saluto a tutti. Un saluto a tutti. Ai nostri. Salutiamo tutti quanti. Quindi ci hanno fatto solo domande sulla lavatrice. Vabbè, questo perché siamo arrivati tardissimo. Cioè, ci è stato chiesto, cercate di non arrivare dopo le 8. Noi abbiamo detto, ma ti pare che arriviamo dopo le 8? No, siamo arrivati alle 8. No, e però 40. Volevo. Io, a me non mi asciuga. Ah, scusate. Che. Siamo ancora su. Che marca è la vostra? AEG. AEG. Ma. AEG. AEG. Perché, cioè, perché tu è tedesca. Tipo, l'alfabeto sillabico che aggiungi delle cose dopo. Ah, e che è, di dov'è? A San Giorgio, dai. A San Giorgio. La San Giorgio è quella di Mario che ci manca tutti i giorni, Mario Magnotta. Però la AEG, se comprare la San Giorgio? No, poteva essere. Salutiamo la lavatrice San Giorgio. Ah, beh, io c'ho questa che è un po' umidi, panni umidi alla fine. E poi c'è un altro ciclo che invece è wash and wear, che tu lavi e ti... Voi ce l'avete pure quello? Scusa, che è wash and wear? Wash and wear, tu metti una cosa e te la fa in 40 minuti, tu la lavi e te la puoi mettere. Te la lavi e te la puoi mettere se progetti di andare sotto la pioggia. Cioè, nel senso, te la metti bagnata e dici tanto sto andando sotto la pioggia. Te la lava e te l'asciuga. Te l'asciuga, certo, e te la puoi mettere. Giusto. Asciugatrice. E invece l'ho fatto, dico, vabbè, facciamo questa qua. Invece non. Invece la puoi, basta. Cioè, te la puoi pure mettere, ma è umida, cioè vai bagnata. Eh sì, dovevi comprare una lavatrice. Te la porto io all'Aquila. Devi andare io. Devi andare lì, porto solo lavatrici all'Aquila. È tipo una quest. Devi andare lì a prendere. Esatto. La lavatrice. E poi funziona. No, per oggi veramente non volevamo aprire così il podcast. Però ci siamo ricordati perché a noi piace così tanto vivere a Roma. Perché nessuno di noi due guida la macchina. Roma è una città tanto bella, ma appena guidi la macchina dici: vorrei che tutti morissero. Se fosse possibile, per mano mia, o almeno dinanzi a me, e mi facessero: Daniele, aiuto, io come? Vuoi che chiamo chi? Pluto? No, aiuto, e tutti morti, e tu li guardi morire, perché ho guidato un'ora a Roma, questo lo provo, però è così. E per questo ci sono tanti monologhi sul traffico di Roma. Esatto. Perché è una esperienza che... Bruttissima, è il motivo per cui Stefano non guida, che è una cosa che se sei suo amico apprezzi tantissimo. È proprio una di quelle cose che lui dice: mi riporti a casa, e tu dici: questa cosa non mi pesa affatto, Stefano. Sono felicissimo che anche stanotte ti devo riportare a casa dopo una serata di stand up comedy. Siamo vicini. Questo è il suono del motorino, perché non so che altro suono potesse essere. Però quindi ecco, siamo venuti qua odiando Roma e ci siamo rifatti gli occhi con la provincia italiana. La cosa più bella di questa nazione. L'Italia è un paese di provincia. Stefano non lo sa. Allora, io sono cresciuto all'Aquila, quindi sono cresciuto in una città piccola. Stefano purtroppo è un topo di città, è nato e cresciuto a Roma, quindi non concepisce la vita al di fuori della capitale. Come vivete? Cioè... Guardali, benissimo. Cioè, state qui a vedere noi, comunque, quindi alla fine... Che stiamo nell'ex granaio. Sì, in un granaio. No, poi vai, scusami. No, che vita fate voi, per esempio? Che... Mi piace che hai fatto una domanda per niente generale, a cui sapranno rispondere. No, loro della lavasciuga volevo come sapere. Vi chiamate? Sara e Renato. Prima di tutto, di dove siete? Perché non siete di Recanati. Ancona. Salutiamo Ancona. Tutti gli amici anconitani. Giusto, con la I. Anconetani. Io dico anconitani. Mi avevano detto così da bambino. Hanno detto male? Va bene, va bene entrambi. Tacca dal cazzo. Sì. Ma anconitani è dialetto, anconitani.
Un po' sì, vedi. Ma è offensivo, vi ho offeso con anconetani? Vi ho mancato, non volevo assolutamente. Se non sei anconetano non puoi dire anconetani. Esatto. Solamente la tra di loro. Award. Solamente tra di loro. You're my anconetano, queste cose tipo... No, esatto. You. Esatto. Queste cose così. E, come vivete? Ma siete qui per stasera oppure... Ah, da Ancona. Quanto è Ancona Recanati? Ah, allora, vabbè, allora capirai, sai che mi credete. Pensavo che venivate. Che come si vive ad Ancona? Non c'è niente da fare la sera. Non c'è niente da fare tant'è la sera. Che, tant'è eccovi che qua. Certo, persino, si torna sempre a sta cosa. Persino a Recanati. Si viene. In un granaio, ex granaio, o a meno che da un momento all'altro non si apre una cosa e arriva tutto grano, il carico di questa stagione, e ce lo sgranocchiamo, perché insomma, il grano è uno snack, me l'immagino come uno snack, in quanto si vede che sei cittadino. Cresciuto a Roma, e sì. Il grano sì, si sì. Sgranocchia, lo dice pure la parola, sì, no, hai ragione, adesso la prossima volta che vediamo un campo di grano tu ti fermi. Vero, perché si dice sgranocchia? Questa, posso dirti una cosa? È una bella domanda a cui non abbiamo una risposta, però. C'è un etimologo o etimologa? Ci mancherebbe altro che adesso. Cioè, ma qua non è che cercato la parola oriundo, se no si sono comunque appoggiati alla nostra definizione, che comunque era contrastante l'una con l'altra. Quindi hanno deciso, vabbè. Infatti, adesso Stefano si è risentito. Ora e lo va cerco. Su Pornhub, perché fa, vabbè, se non mi date retta, vado su Pornhub. Comunque, ti ricordi che dovevamo parlare male di Roma? Per... Ah, sì, di, a me piace Roma, però. Madonna, Ste. Ah, però dai. Sei un ottimo co-conduttore, proprio. Io ti passo la palla. Ma comunque, tu... guarda, chi nato e residente in una città o nazione di cui ha anche acquisito la cittadinanza discende da genitori o antenati là trasferitisi dal paese d'origine. Non è molto chiara questa definizione. O anche io sono stupido. Delle due, forse tutte e due. Part giocatore di calcio. Quindi comunque si torna lì. Let's torna go. Lì. Camoranesi, oriundo. Tu questo devi pensare. Te lo ricordi Camoranesi? No, non me lo ricordo. Non ti ricordi Camoranesi? Nome... È uno dei tuoi, tua no, generazione. È più recente. Mi dispiace. Come i Pokémon del Pokémon giallo. Tu fino a Pokémon giallo li sai? Io fino a Pokémon rosso e blu li so, che sono i primi 150. Vabbè, giallo pure sono i primi 150. No, ci stanno altri. No, quello è oro e argento. Oro e argento, allora sì, quelli volevo dire. Ah, tu ti sei fermato prima di oro e argento? Sì, certo, perché avendo tu 56 anni già. Sì, ho visto i Pokémon diversi e ho detto, ma chi so questi? Ma dov'è? Chi so, sti estranei. Sì, stop dov'è? Immigration. Only Italian Pokémon, perché per te i Pokémon erano sì, italiani, certo, cioè nel senso certo. Johto e Kanto erano delle province sì. Delle Marche. L'unica regione, perché sta regione è plurale? Ho sentito uno, è molto sentita per, questa. L'unica cosa. Regione plurale d'Italia, siete, questo lo sapete meglio di me, ma perché? Cioè, qualcuno ha mai detto no, noi siamo plurali per questo motivo? Per stile, ha detto, sai che c'è? Plurali, no, vabbè, non volevo, pure qua vi ho offeso. Era una domanda tranquilla, mi sembrava. Cioè, pure l'Abruzzo una volta si chiamava gli Abruzzi, poi abbiamo messo il Molise come stato posto. Cuscinetto per separarci da Foggia. C'è bisogno di un povera grado Foggia. Di separazione in più. Ho i nonni foggiani, quindi lo posso dire. Un nonno foggiano che non ho mai conosciuto, però lo uso per. Per parlare ma no, così. Non perché sia morto, perché è foggiano, quindi non è esatto. Rifiutato di conoscerlo. Ma mi hanno detto no, è meglio se non ci parli con lui. Quello è foggiano. È tipo, ti ricordi la puntata dei Simpson? Sì, dove sì. Si vedono il Milaus. Vecchio video di Gratta che fichetto. È fichetto contro l'irlandese e Milaus dice solo attento fichetto, quello è irlandese. Uguale, sì, con i foggiani, bello. Però era mio nonno. Attento Daniele, quello è foggiano. Grande paura. Oh, l'altra cosa che abbiamo notato oggi, Stefano c'ha la fame. Andare in giro con Stefano è come andare in giro con un bambino. Ogni tanto dice ho fame, fine, e tu devi cerchiamo di. Quindi ci siamo fermati all'autogrill nonostante il ritardo di 2 ore e 40 perché Stefano doveva mangiare. E poi comunque non ha mangiato perché ha visto i prezzi dell'autogrill. E la cosa che mi ha dato fastidio sì. È che si è sorpreso, cioè capito, lui non lo sapeva, la sappiamo tutti che prezzi hanno fatto, oh ma lo sai quanto costava un camogli? Tantissimo, cioè nel senso non si parla d'altro. È sempre una sorpresa, comunque, cioè tu vai lì, speri che sia una, cioè ti dimentichi, no? Dici ah chissà che c'è oggi e poi invece c'è sempre
Rustichella, Camogli, 6,50 di Camogli, che poi è panino col prosciutto e il formaggio. E formaggio. Perché vabbè, Camogli è un evergreen. Però solo in autogrill si chiama Camogli. E solo in autogrill costa come un primo. Sì. 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 Tra l'altro il menù dell'autogrill non cambia da mai, perché c'è una canzone degli 883 dove dicono ci prendiamo un Camogli, adesso non ricordo il verso esatto, che 35 anni fa l'hanno scritta, e ancora c'è il Camogli, però inflazionato adesso, poi col prezzo del gas il Camogli sì, costa 9,50. Domani che torniamo a Roma sta a 12 euro, cioè c'ha delle oscillazioni, sì, tipo sì, criptovalute, l'autogrill. Sì, 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 li paghiamo in rubli i Camogli solamente. Stefano ha sempre sì, dei rubli d'emergenza in tasca, non si sa mai, non si sa mai, dovesse andare la carriera in modo strano. Ma infatti c'era una domanda che ci hanno scritto, che era qual è il cibo dell'autogrill che preferisce? Che è una bella domanda, e sì, la tua risposta è? Ma Camogli. Anche perché poi è solo, cioè è comunque un bel nome Camogli, suona bene. Camogli è un bel nome, Camogli, per un panino che non c'entra niente, non è, che ne so, io quando c'era un paninaro, quando ero piccolo a Roma, a Monteverde, che c'era il panini con vari nomi di pianeti, e c'era questo che era il Marte, che era quello piccante, perché è rosso. È rosso. No, quindi è piccante. Scusa, Camogli cosa ti evoca? Cioè, cosa avresti voluto? A me mi ricorda tipo il camoscio. Ah, quindi avresti voluto... Però in realtà non è il camoscio animale, ma il camoscio d'oro. Sì. Il formaggio. E invece che formaggio c'è nel Camogli? Formaggio dell'autogrill. Formaggio minore. Formaggio, che ne so, quello a fettine, non lo so. Cioè. Non c'è il camoscio d'oro, perché se c'è il camoscio d'oro quanto ti sentirai sciocco domani a scoprire... Beh, il camoscio d'oro è tipo, che è tipo stracchino, che era? No, il camoscio d'oro non è tipo stracchino, è più duro dello stracchino. Il camoscio d'oro c'ha pure il bordicino duro che puoi non mangiare. Non lo so, io mi ricordo solo la pubblicità, non l'ho mai assaggiato. Madonna, Stefano. Quindi il camoscio d'oro, ti ricordo la pubblicità, non l'hai mai assaggiato. Il Camogli è il tuo cibo preferito, ma non lo compri. Certo. Va bene, un bel modo di vivere. Ho preso dei tramezzini oggi però. Ha preso i tramezzini, ma eravamo da Sarni. Eravamo attenzione, da un altro posto. Non era autogrill, questo è importante. Salutiamo gli amici e le amiche di Sarni, quello che sta appunto all'Aquila. Ci siamo fermati là a dire, ecco l'Aquila dove ci saremmo dovuti fermare, e poi via con la lavatrice. Ho preso un tramezzino di quelli confezionati nella plastica. Non so se è raccomandabile questa cosa. C'era della maionese, che c'era era lì maionese. Da un po'. Da prima del Covid. A me non mi ha fatto effetto. Per ora. Però a metà podcast dirai, devo andare a leggere un manoscritto di Leopardi sì. che ho visto prima. Tra l'altro c'è un busto, però di Leopardi. Che no, comunque... È un'altra differenza rispetto a Roma. Che sì. Se ci sono busti non sono di Leopardi. Non sono quasi mai di Leopardi, quasi mai di Leopardi. Sì. E non sono in ex granai, ma a volte anche tipo nei ristoranti, che tu dici ma questa cosa è legale? Dico, no, sì, è una cosa di rispetto. Ah, vabbè. Tra l'altro, vabbè, possiamo ecco dire il suo Camogli. Esatto. Vi ringrazio. Oggi possiamo dire la gag? No, non la possiamo dire, quella coi nomi storpiati perché sono cani. Quella abbiamo scritto in macchina. Ah. Che poi devi fare in radio, però questa la facciamo uscire. Sì, falla. No, sì, non la vuoi sì, fare bella. Tu? No, dilla tu. Allora, Stefano ha scritto... Devo scrivere delle cose per una... Diciamo che sta scrivendo un pilota per una serie, che sì, è... Cioè, praticamente è una serie che visto che l'Italia sta andando verso destra... Sì, è un remake del... Cioè, partiamo dal successo che ha avuto... Il commissario Rex, però partendo, cioè, sappiamo che l'Italia sta andando in una direzione, secondo noi purtroppo si sta ponendo politicamente a destra, adesso vedremo le prossime elezioni politiche, quindi noi comunque dobbiamo lavorare. Stefano ha avuto un'idea, cioè, si parte dal mitico, cioè, Rex ce lo ricordiamo tutti, un cane poliziotto che risolveva dei crimini grazie sì, al suo acume. Esatto. Non ho mai visto Rex, i miei genitori erano di sinistra, quella, mai visto la televisione. La trama di ogni episodio è quella. Era lui che faceva eccolo il colpevole, e gente che si è fatta 30 anni di carcere perché un cane ha abbaiato due volte. Ah, è lui che ha ucciso, bra. E questa uguale, però si chiama ovviamente il commissario Dux. È uguale, però, cioè stessa trama, però generalmente
con gli immigrati, sì, certo, questa cosa, però in senso di cioè, facciamo questa cosa come per dire è sbagliato, però infatti alla fine lui dopo 20 stagioni sì, più o meno commette questo errore che si allea con l'ennesimo errore, l'ennesimo il più errore, grave, l'ennesimo, per molti l'unico, però per, noi l'ennesimo. Per noi l'ennesimo, che si allea con il con il commissario Führer, ovviamente. E qui, e quindi dillo tu. E quindi però infatti, visto che questo è un errore imperdonabile, c'è la serie comunque, c'è la serie ascolti, dopo, no? Lo spin-off, la successiva, quando il commissario Dux viene sostituito dal commissario Baudoglio. E questo, venendo in macchina, Baudoglio ci ha portato, sì, via, sì, 40 minuti. Baudoglio è buona, sì. Baudoglio alta, alta, alta comicità, non per tutti. Abbiamo fatta una. E non per tutti. E questa è una. E basta. Basta. L'unica che abbiamo, abbiamo pensato solo a questo. E oh, comunque Roma, che merda, seguiti tutto il tempo. Un'ora e mezza, no, non un'ora e mezza, di più, tre ore. E io ogni tanto gli facevo, guarda il gran sasso, sai quelle cose che fa, oh, guarda, guarda, bellissimo qua, speciale. Poi arrivate all'altro lado, guarda il versante di Ramano, più bello, ma noi non lo diciamo, così tutto il tempo. Bello gran sasso. Vero? Sì. Bello, ma non ci vivrei. Non ci vivrei anche. Basta, sempre. Stiamo già facendo troppe gag. Stiamo già facendo troppe gag. Questo penso sia il picco della serata. Sì, non no. Si può. Ti ricordi che c'hai delle domande che dovevi prendere? Hai detto, ah, devo fare. Ma anche se avete domande voi, fatele, perché comunque siamo così. No, no, non no, no. Che... no, non è vero, questa è una gag. Stiamo facendo finta, però abbiamo tutta una serie di domande pronte. Aspetta, però, che mi hanno mandato una mail di lavoro. In teoria è il podcast di Rapone che temporeggia, mettiamola così. Mi hanno invitato a una serata per aggiro all'agenzia. Non possiamo che essere contenti per te. Ci vuoi dire che serata è? Mi sembra Velletri, però devo... Ma che serata? Ma chi ti invita a Velletri? Ma che ne so? Spero sia un'organizzazione, non delle persone private. Allora, come funzionano queste storie? Mi chiedono, leggo la prima che... Aspetta, che non so come funziona Instagram. Questo è il ritmo alto. Noi di solito teniamo questo ritmo e poi facciamo... Perché facciamo meno views di Muschio Selvaggio? Non capisco. Allora, mi scrivono questa cosa che non ho verificato, però mi dicono che ne pensate della sentenza in UK che dare del pelato a un uomo è una molestia sessuale. Me l'hanno mandata. Allora, praticamente... La molestia sessuale. In UK, se dà del pelato a uno, è addirittura una molestia sessuale. Boh, secondo me la molestia è nell'occhio di chi... No, però... Di chi la... Cioè, se tu... Di chi la compie, dici, di chi la subisce. No, però come fai a vederci una molestia sessuale nel dare del pelato? Allora, io da orgoglioso uomo pelato, che fu ragazzo pelato, vi dico che essere pelati non è male per niente. Cioè, nel senso, l'unico momento veramente brutto è mentre li stai perdendo. Quello può essere traumatico perché tu... ti sei sempre visto con i capelli, hai sempre avuto i capelli e a un certo punto devi scendere a patti col fatto che questi capelli ce ne sono sempre di meno, ti stanno sempre male e quello è brutto perché poi stai là, prima di entrare all'università che stavo davanti alle... sono entrato un quarto di ritardo perché non riuscivo a mettermi i capelli in modo che non si vedesse che non c'è un cazzo, quello è traumatico, però poi una volta che dici vabbè è andata, è inutile che ci provi, non ce li hai e ti rasi a zero, dopo le prime tre settimane la vita decolla, cioè ti cambia proprio la vita. No, ve lo dico veramente, se state perdendo i capelli non abbiate paura, perché tanto, allora, se esiste veramente qualcuno a cui non piacete perché non avete i capelli, comunque non volete quella persona nella vostra vita, cioè che perché è una persona di merda. No, questo è vero, cioè per qualsiasi dettaglio fisico, cioè nel senso è come se uno non volesse amico vostro perché avete i lobi delle orecchie lunghi, cioè ma che cazzo vuoi, sei una persona superficiale, non ti voglio. Una volta non c'hai capelli dici ma si sta benissimo. Però scusa, Leopardi non voleva una che non lo voleva, però lui la voleva lo stesso. Questo lo facciamo dire a loro perché... No, non lo so, magari... No, Leopardi c'aveva un amore, cioè proprio, capito, adesso non stavo parlando di pelati, okay, e di molestie sessuali, ha tirato di nuovo in mezzo Leopardi.
Era tutto un discorso body positive, bold positive. No, per dire che non è cioè, l'unica cosa brutta è che magari se vi succede, per io a 22 anni mi sono fatto la boccia, mi sono passati 10 anni, festeggio 10 anni quest'anno, pensa. E a quell'età sono ancora pochi quelli come voi, e quindi dici, oh, sono solo io, e pure, adesso faccio un discorso personale, le ragazze ti dicono, ah, non c'hai i capelli, che strano, e tu fai, oddio, non piacerò mai più una ragazza. Poi arrivi a 30 anni e quelle ragazze sono diventate giovani donne e dici, ah no, guarda, ci sono, pensa, donne a cui piacciono i pelati, non l'avrei mai detto, e invece succede. La mia fidanzata, spero le piaccia, così mi dice, speriamo, speriamo. Però per dire, non, cioè, dare del pelato a uno non è una molestia sessuale, perché non è una cosa sessuale, a meno che la persona che non ha scritto la sentenza proprio gli piacciono i pelati, e quindi quando sente pelato fa e dice non si può fare, perché forse, capito? Dipende come lo fai, cioè se uno arriva, uno che ti comincia ad accarezzare la testa e ti fa pelato, sai dove succede questa cosa? Se vai a ballare ai festival, anche nei club, e dopo una certa ora, quando vengono fuori i gargoyle che da pietra diventano volate, è così, succede spontaneamente, non, senza l'aiuto di niente. Allora, se sei pelato, può darsi che qualcuno arrivi a toccarti la testa e fare che sensazioni, o anche a leccarti il cranio. Può darsi, però io ti dico, let it happen. Adesso io non voglio fare apologia di molestia, però se uno ti lecca il cranio, faglielo fare, cioè nel senso, se non c'è una pandemia in corso, però prima se mi leccavano il cranio dicevo vai frate, vai. Effettivamente è una cosa che non fanno a noi capelluti, no, questa cosa, no, cioè leccare i capelli non si fa, fa schifo, anzi solo l'idea ti fa un po', è come leccare un asciugamano, sai quelle cose che ci pensi e fai sì. No, sì, a me mi hanno leccato il cranio veramente 4 volte, e questo sconosciuti, amici infinite, però sconosciuti 4 volte mi hanno leccato, però io andavo a ballare tanto, quindi insomma non c'è una frequenza altissima, però vi può capitare, quando meno ve l'aspettate, tutto bene. Mi ricordo che il fatto di accarezzare il cranio di una persona era piacevole quando però era uno rasato, sì, quindi sì, sentivi sì, un po' il, quella, la spazzolina. Quella specie di moquette, esatto, diciamo. E quello era carino, però poi dopo la persona si arrabbiava perché dice, io sono un essere umano, non, sì, non trattarmi come un oggetto. Però nell'ambiente protetto e libero delle feste e delle serate del clubbing, tu sai che quella persona lo sta facendo solo per provare emozioni forti, e quindi dici, se posso essere io a darti questa, pensa, felicità, come se... È come se, forse si è sparsa la voce, che è come la schiena delle rane, dei rospi, esatto, se lecchi, se lecchi un cranio, esatto, diventi in qualche modo più pazzo, al punto tale da poter leccare altri crani. C'è una questione chimica, secondo me, dietro. Io non so se una persona ha assunto una sostanza, per ipotesi, e questa persona ballando suda, cioè se lecchi il sudore di una persona, cioè non sei, cioè non c'è quella sostanza nel sudore della persona, no. Vedi, perché sennò, capito, te lecchi il cranio di uno drogato per essere drogato, e funziona, perché quando vai a ballare sudi, quando sei pelato sudi sempre, cioè sudi dal cranio tutto il tempo, quindi no, poteva penso, essere che ti leccano dicendo, proprio come un rospo, dice vai rospo magico, e tu dici vale, puoi leccarmi se non mi chiami rospo, questo il nostro deal deve essere questo qua, non chiamarmi rospo, puoi chiamarmi quindi, solo in inglese, perché se ti chiamano Todd lo prendi allora, per sì, un complimento, perché è un personaggio di Super Mario positivo. Prego Stefano, le domande oggi le controlla Stefano, io, perché io guidavo e tra i denti sommessamente bestemmiavo, perché eravamo in ritardo di 2 ore e mezza. Ma ci chiedono tutte sulla lavatrice. Ma perché? Perché tu hai inquadrato la lavatrice, hai rovinato tutto. Tu dovevi dire, ehi ragazzi, stiamo andando nelle Marche, la regione plurale. E così allora, c'erano tutte domande. C'è uno che dice, a Napoli si dice Epal Arrecanat, che non so che vuol dire. Ci sono napoletani? Bene, no. No, però cioè, di solito ci sono, nel senso, normalmente in Italia vi sono napoletani. E allora, era bello sapere che significava.
I palla arrecanate, ma arrecanate tutte insieme, come dire, tengo i palla arrecanate, come sì, dire, oh, cioè me, oppure dire proprio, cioè, che hanno preso recanati come cioè cosa. A me dai come idea tipo retrattile. Cioè tipo, fa freddo, tengo i palla arrecanate per quanto fa freddo. Sono tutte arrecanate. Oppure anche volontari, tipo i gatti, volontariamente, quando non ti servono le però tiri. Quando è che lo, dice una diagnosi medica, chi lo tiene le palle arrecanate? Ah, grazie dottore. No, è tipo Wolverine, che quando serve escono sì, fuori. Se tu mi dici tipo Wolverine, questo ha detto a Napoli si dice, allora o i partenopei hanno tutti questa skill, oppure è difficile che ci sia un detto su e palle arrecanate, se è una cosa che c'ha un mutante su tutti i napoletani. Quello è... sarà a pizza, che ne so, che ti fa questa cosa, se te mangi sì. troppa pizza tieni le palle arrecanate. Allora, questa non è difficile secondo me. Il vostro menù ideale con i piatti preferiti, budget e fame infiniti, scegliere da antipasto a dolce. Posso dire, è difficilissima e in Italia molto scomoda, perché poi sì. dici una cosa e tutti ti fanno, scemo, non hai messo le che alici? Poi non è, che poi non è, cioè non è che c'è la cosa, no, cioè, no. dipende da come stai nel... Diamo un messaggio alle persone a casa, fate domande, non dico intelligenti, perché comunque le state facendo a noi, però se non altro che si possa rispondere. Ma invece... Io posso dire dolce tiramisù, questo. Lo posso dire. Tu di tutti i dolci sceglieresti tiramisù? Ma anche antipasto. Antipasto dolce e tiramisù. E anche tiramisù. Come contorno, che ogni tanto... Ma infatti la cosa che proprio mi dà più fastidio è che mentre si può fare un pasto di solo salato e poi un piccolo dolce, non si può fare il contrario. Cioè tutto dolce e poi una fetta di salame alla fine, così per pulire il Però palato. Però perché non si può fare? Fa male. Beh, fa male? Sì, fa male mangiare tanto dolce. Stefano ha questo problema. Dice, io sto qua per dirvi i problemi di Stefano. Stefano gli piacciono i dolci in modo non sano, malato, e quindi gli fa male. Però posso dire una cosa, perché vedi, tu non ti sei mai fatto le canne. Dolce e salato è una roba, non lo fai mai. Ma non sono, però non sono equivalenti. Cioè il dolce lo puoi solamente avere centellinare, sennò, No, però se ti fai le canne tu non hai questo muro. Cioè... Sì. Dove le persone vedono diete sane, tu vedi opportunità. E quindi dici, no, certo, Nutella e prosciutto crudo, immagino, adesso a me non piace la Nutella, però io la cosa che facevo, quando mi facevo le canne, soprattutto quando ero in Erasmus in Inghilterra, facevo le canne e dicevo, beh, ho fame, allora andavo di là e prendevo il guanciale che mi ero portato e me lo cominciavo a fare a fette, però non mi bastava, e quindi prendevo il pecorino, lo facevo a fette e mi facevo dei panini... Però a sorpresa, guanciale, pecorino, guanciale. Non pecorino, guanciale, pecorino, perché sennò il pecorino è troppo dominante. Quindi devi fare due fette di guanciale senza pane. No, senza pane, cioè che stiamo facendo? Siamo adulti. Quindi il guanciale ad uso pane e il pecorino in mezzo. Però mentre mastichi, che stai là e sono le 4 di mattina, il giorno dopo c'è un esame che non hai studiato e fuori piove, sei in Erasmus e pensavi che avresti scopato, invece non è. Vabbè. L'Erasmus, ci siete stati, chi c'è stato lo sa, che sta là e fa, ho svolto un botto di pussi, e invece svolti una severa dipendenza dalla marijuana. Questo succede. Adesso risolta. Però capito, tu stai là con guanciale, pecorino, guanciale, fare, e allora dici, serve qualcosa, allora che fai? Peschi dalla scatola dei Chocos e butti dentro secco, e così... E ti sale una schicchera che è come e vedi il mondo in negativo. C'hai 5 minuti che ti senti vivo, poi collassi e via. È passato l'Erasmus. Sei di nuovo a casa dei tuoi genitori. A dire solo 4 esami su 6 perché 2 non me li hanno riconosciuti. Cioè, all'inizio dell'anno mi hanno detto di sì e poi no. E invece non li hai dati. Però questo tutto è bene quel che finisce bene. 2 anni di terapia perché ero fuori corso, ma va bene, comunque è andata bene. Ci sono molte domande sul tuo cranio, a quanto pare. Comunque abbiamo veramente un pubblico di sì, mediocre. Mamma mia, veramente. Come determini quando far iniziare la barba e quando far finire le basette? Allora, questa in realtà è una bella domanda. Questa in realtà è una bella domanda perché... Se ti distrai è un attimo che te le fai troppo corte e sei stranissimo, sembri tipo un Lego System, non lo so, sembri, sei tipo un personaggio cartone animatico,
sembra una scimmia dei cartoni animati che c'hanno qua più scuro. Sembra un personaggio di Ratman, ecco. Homer. Sembri anche Homer, però Homer no, perché è più davanti. Sembra un personaggio di Ratman, sei tutto sotto. Okay. Quindi devi trovare la tua misura. Devi trovare... E quindi che fai? Ti tagli tutto? Dici, oh, oggi voglio farmi il pizzetto, se sbagli, oppure no? Cioè, se ti sbagli a fare la... No, allora, devo dire, la barba, al contrario dei capelli, cresce velocemente. Quindi poi quindi, aspetti due giorni e non si capisce più. Però la fai andare. No, io non ho mai... Tu piuttosto, brutto strutto. Con la barba non c'hai mai giocato? Non ti sei mai fatto tipo i baffi, il pizzetto? No, perché se poi me la taglio poi rimango senza barba. Vabbè, ma per due giorni rimani senza barba? No, due giorni, tanti giorni. Ma che? Ma quanto ci mette? Quanto ci metti a farti crescere la barba? Che ne so, chi si è mai tagliata? Quanto è che non ti fai la barba con la lama? Dal 2013. Incredibile. Come sei tu senza barba? Bellissimo ragazzo. Una volta, secondo adesso, me, secondo me adesso c'è un po' troppo più collo di quello che ti piace, sì, pensare. Dici, oh, più, e qui che cos'è? Esatto, più i segni dell'età. Ricordiamo, Stefano, 62 anni, portati, sì. un incanto. Sì, sì. Però un po' mi dispiace, non posso farmi vedere come sono i baffi e basta. Ma perché? Ma vai, senti di libero. Ma poi c'è sempre che ne so, poi vieni qua e registri una cosa. Cioè, quindi c'è sta quel video di te che poi mettono su YouTube e c'è stato quei baffi. Sei tu. Vedi, questo è il tuo problema. Tu, non avendo perso i capelli, dai troppo valore alle cose superficiali. No, mi sono fatto crescere molto la barba durante il lockdown. Infatti c'avevo la barba da talebano. Mm-hmm. E con poi... tutto, salutiamo gli amici e le amiche di talebano. Solo amici, sì. Diciamo solo amici. Non sono so quante amici. Amiche talebane ci siano là fuori, sì. Che guardano il podcast. Non possono guardare i podcast. Non possono guardare il podcast. Quindi salutiamo solo gli amici talebani. Per cui dovrebbero venire ospiti in rappresentanza, sì, a Tintoria a novembre, adesso non ricordo male. Sì, però... alcuni mulla, vero. Però non mi sono mai tagliato la barba. A volte temo di farlo, perché magari rego la barba, magari stavolta mi dimentico di mettere, quindi mi taglio un pezzo di barba e poi devo stare con questo. Ah, tu se ti tagliassi un pezzo di barba diresti no, non me la faccio neanche stavolta, mi tengo lo, sì, sgarro sulla faccia come... Sono pazzo, dico, quindi c'ho questa cosa... Madonna, questo però forse posso, sì, dire, forse. Tanta insicurezza, perché dice. Non hai perso i capelli, guarda che folta chioma che c'hai nonostante la tua veneranda età. Ma infatti un'altra domanda è, aspetta, la devo espandere, se fosse Rapone quello pelato della coppia... Sarebbe sempre lui a rimorchiare di più ambo i sessi. Sì. Non lo so. Sì. Senza, sì, capelli non mi... Non ti ci vedi, ma ti ci vedresti subito. Andresti anche più forte con gli uomini. Perché gli uomini... Perché hanno più passione verso... Boh, non lo so. Però il look pelato con la barba è molto riconoscibile nella community LGBTIQ+. Se ho dimenticato tutti... qualche lettera, mi scuso, però tutte le lettere. Che sono tutti simili, dici? Sono tutti... No, non so perché, però cioè, se vai in un locale LG, vabbè, se vai in un locale gay, vedi molti, molti di noi, molti, molti pelati con la barba, non so. Ci perché. Può essere correlazione tra perdita di capelli e omosessualità, mi stai dicendo? Non lo so, è una bella domanda. Allora, dicono che c'è una correlazione tra perdita di capelli e testosterone, però in realtà è una cosa che si dice tra pelati, per Dio, quanto testosterone ci abbiamo. In realtà è solo che tipo produci tanto testosterone e non, i tuoi capelli non hanno una roba per gestirlo, una cosa del genere, quindi è più una deficienza dei capelli che avere un sacco di testosterone. È il testosterone normale, però non c'è i capelli che lo gestiscono. Però non credo ci sia una correlazione. Secondo me è una cosa estetica, perché appunto qua forse devo dire dei luoghi comuni che io credo siano veri, se voi pensate non siano veri poi alzate la mano e dice detto una cazzata. Mi viene da pensare che in generale, in media, gli omosessuali siano più attenti al loro aspetto degli uomini eterosessuali. Mi viene da pensare, magari non è vero, questa è una riflessione mia. E proprio il discorso che ti facevo prima, se perdi i capelli è traumatico e dici Madonna faccio schifo, invece una volta te li tagli dici ah da paura, sono pelato de Cristo, quindi ti dà molta più confidence nel tuo aspetto estetico essere pelato che non tenerti i capelli, pochi capelli. Quindi se tutti gli omosessuali che hanno, moltissimi omosessuali che hanno pochi capelli, dicono a sto punto divento un omosessuale pelato e faccio strage di omosessuali con i capelli.
Invece, che pensi del fatto? Io sono stato di recente a Istanbul, dove vedi diverse persone con il cranio scarnificato perché si sono fatti rimettere dei piccoli capellini. Sì, a Istanbul lo fanno. Che poi crescendo tornano a essere come quelli di una volta. Che ne pensi di questa cosa? Sì, tornano a essere quelli di una volta, perché io ho visto un sacco di trapianti che dici, oh, ammazza, non è servito a un cazzo, ma tipo pure di milionari. Wayne Rooney, che tu non sai chi è, però calciatore inglese milionario, si è fatto un trapianto di capelli e che era identico a prima. Cioè proprio è andato e ha detto, oh, trapianto i capelli, sei la stessa persona, non ti hanno messo neanche un capello. E lui ha speso milioni. Ogni tanto funziona, ogni tanto no, non so perché. Però pensa tipo Berlusconi, senza quella patina, quella... Avrebbe dominato l'Italia tutti quegli anni? Cioè che semplicemente è un po' più scuro, qua non è che c'è capelli, è solo un po' più... Sì. È come il colore che hanno i negativi, no? Vi ricordate quelli delle vecchie pellicole della Kodak? Qui... però sia neanche bello, insomma, prendere in giro un uomo anziano. Vabbè, ma non stiamo prendendo in giro, cioè, nel senso, se questo fatto il colore della birra e ha dominato l'Italia per anni, quindi sì. Stiamo facendo punching up, si può ancora prendere in giro Silvio Berlusconi. Berlusconi tra l'altro il più moderato in questa situazione politica. Sì, è diventato la destra moderata, anzi quasi la sinistra moderata, sì. È diventato Berlusconi. Quasi. Silvio, cosa ci fai qua? Ah no, sono io che quasi sono venuto da te. Se si candida di nuovo. Dici per una volta. Il brivido Silvio, vamono. Sì. Vai, parla tu con Putin, che siete amici. Beh, quello sì. Quello sì. Dici una volta che sei in cabina, per una volta, Silvio, portami dove non si tocca. X. E vediamo che succede. Invece del solito voto inutile. Oh, però ho votato i compagni. 0,01%. Ho votato Di Pietro. Che poi fanno, però sto Donbass, i nazisti. Esatto, poi no ragazzi, scusate. Vabbè. Comunque dicevamo, senza capelli, Berlusconi. Pensa che Berlusconi adesso si farebbe la boccia. Cioè il prossimo no. Berlusconi in quella situazione fa zzzz, andiamo. E si prende tutto. Come, vabbè, basta. Come già. Però se avesse avuto il coraggio di fare quella scelta... Sarebbe ancora no, il 94 ancora ce l'aveva, no. Una sorta di capelli. Lui quando si è fatto il trapianto dopo, io me lo ricordo, sono stato già li sta un po' perdendo. Nel sì, beh, forse 2000, sì, quando era la secondo me dopo 2000, prima nel 2006 sarà stato verso il 2002, una cosa così. Si forse fatto la boccia. La boccia, però forse era vecchio. La boccia e il pizzetto, tipo Walter White, tipo Pantani. Sì. Tipo sì, cantante degli Eiffel 65. Sì, sì, là secondo me andava. È tipo Evil Berlusconi, il Berlusconi malvagio. Pelato col pizzetto. Sì, sì. Madonna, che cosa ci siamo persi. Mi dispiace. No, sarebbe stato bello se l'avesse fatto. Pensavo cosa ci siamo persi, tipo Silvio, dove sei finito? No, cosa... Silvio sta bene. Emilio Fede sta un po'. Emilio Fede sta un po' là. Che ne sai, scusami se te lo chiedo. È vecchio. No, sì, ma dove l'hai visto? Ah, lui fa l'Instagram. Sì, sì, lui fa quell'Instagram stranissimo dove sta così e parla. Allora, dice, mamma mia, Emilio, non c'è nessuno dietro la telecamera, non sei più al TG4, smettila di parlare. Abbraccia i tuoi nipoti. Chiedi scusa. No. Ma tipo Orsini. Orsini, che salutiamo. Non è un po' l'Emilio Fede? No, di Putin, no. No, 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 per niente. No, Emilio Fede era amico di Silvio Berlusconi, ma una di quelle amicizie, cioè, che dici proprio che sarebbe morto per lui, avrebbe fatto qualsiasi cosa per lui. Cioè, un'amicizia totalmente sbilanciata, sì, sì, ma forse neanche Berlusconi la voleva sbilanciata, è che Emilio Fede era proprio talmente stallo a fare, sembrava, lo dico con tutto il rispetto, però più un cane, nel senso, capito? Sai che i cani amano incondizionatamente, e sembra più quello, cioè, posso dire il numero uno. È difficile pure essere amico di una persona che ti si rapporta così e tu dici, guarda, il numero uno, cioè siamo amici, no, tu sei Dio, vabbè, va a canna Emilio, pia del TG4, a posto. Invece Orsini è un amico prima di tutto, è anche un professionista, no, è Orsini è uno che ha la sua visione delle cose, ma non so, Putin sa chi è Orsini? Dice, c'ha almeno il suo IBAN, no, questo
Gli avranno segnalato forse. Dici? Ho detto questo è buono, questo se lo manda in televisione. Non lo so, no, non diciamo cose che poi magari... No, forse, stiamo dicendo forse. Poi forse, querela, a questo punto del podcast le persone che lo vedranno da casa avranno capito che non siamo esattamente dei giornalisti che dicono... Sì, infatti, sono opinioni buffe, come opinioni quelle buffe. Di Orsini, esatto, possiamo dire sì. Questa cosa. Possiamo opinioni dire buffe cosa. Proprio come quelle dei talk show politici, esatto, esatto. Che hanno lo stesso valore di questo podcast, perché esatto. Oramai talk show tu vai in televisione e dici io adesso difendo questa posizione che mi sono inventato 5 minuti fa e inizi a raccontare tutte storie e poi qualcuno dice sei una merda e tu fai tu sei una merda e a posto 10% l'alta televisione si è fatta anche a sto giro. C'hai volato con Sgarbi e Mughini a proposito di alta televisione? No, in realtà no, perché... Bravo. Era una domanda trabocchetto, molta tristezza. Sì, cioè è una cosa vecchia, stanca. Vecchissima e stanchissima, sì, perché sì, poi sì. Dice la rissa non è niente, era una finta rissa, però Sgarbi non riesce a stare in piedi, spinto da Mughini, che è... Cioè, stai a Indiana Jones quando sbagliavi il calice... E diventi una mummia. Mughini è uguale, che ti spinge e tu, cioè nel senso non applica pressione. È tipo sì, pensi sì, adesso sì. Mi passerà in mezzo il fantasma di Mughini. E invece poi Mughini sei sì, vivo sì, cioè, sì. Per carità un grande Mughini quando vuole venire a Tintoria certo, al posto certo. Mio lo faccio condurre. Però però se ti spinge basta. Mughini forse non cadi sì, e invece sì. Sgarbi un toro e un amico, abbiamo lavorato insieme tanti anni fa, cioè le ha prese da Mughini, che voglio dire sì, o c'era una finestra aperta, è entrato un ponentino e Sgarbi perché però da Sgarbi non me l'aspettavo. Non ti aspettavi cioè, che facesse una rissa televisiva, no? No, però cioè veramente cioè è proprio caduto. Down goes Sgarbi, ma proprio sembrava che si era venduto l'incontro, cioè nel senso sì. Una tristezza, sì, poi sì, uno sì. Che c'ha un fuoco dentro, testa di cazzo, pezzo di merda, e poi sboh. Ma c'ha avuto pure il problema al cuore, Sgarbi. Sì. Sì. Sei innamorato? Che... Sei innamorato, un problema. Finalmente si è innamorato. Cuore, sì, a 78 sì. Anni mi sono innamorato. Di chi? C'ha 16 anni, si sieda. Si sieda. Sì, sì. E poi, è legale, l'età del consenso, maestro. Si sieda. No, io lo chiamo maestro perché abbiamo veramente lavorato insieme. Te l'ho mai raccontato? Che forse a Brescia, sì. Forse però non mi ricordo. Per il Winner Taco. Ah, c'era anche lui? C'era anche lui. Era post Winner Taco. Allora, vabbè, faccio una breve premessa. Io nel 2011 creai una pagina Facebook insieme a un amico che si chiamava Ridateci il Winner Taco. Il Winner Taco era un gelato dell'Algida che avevano tolto dal commercio e abbiamo fatto, facciamo la pagina Ridateci il Winner Taco. Ah, che ridere. Diventiamo virali e l'Algida dopo 4 anni, questa per farvela proprio breve, fa, avete rotto il cazzo, vi ridiamo il Winner Taco. E quindi tutta la stampa, oh, i ragazzi che hanno sconfitto la multinazionale, avete sconfitto la multinazionale. Come si sconfigge una multinazionale? Facendoli promozione gratuita per un prodotto che vendono a milioni e milioni di euro e prendere in cambio 0 euro. Così è come si sconfigge Unilever. Se lo volete fare, li dovete far guadagnare un sacco di soldi in cambio di niente. A quanto pare ho vinto io, non si sa come. Proprio. Però, tra l'altro, pre-Instagram, quindi manco ci ho preso i follower. Non è servito solo a far fare più soldi alla Unilever. Però c'è stato un brevissimo momento in cui ero il social media manager più richiesto d'Italia. Perché dicevano, oh, questo ha riportato in commercio il Winner Taco, chissà cos'altro può fare. Spoiler, niente. Però per un'estate offerti il lavoro. E tra le varie offerte il lavoro mi hanno chiamato a Brescia per... vabbè. Tutta un'altra storia e abbiamo fatto una presentazione in uno dei palazzi storici di Brescia, eravamo io che parlavo di gelati confezionati riportati in commercio e Sgarbi che parlava di arte e fregna, che sono i suoi due argomenti, e lui doveva parlare solo di arte, però ogni tanto lui prende sta deriva e comincia a dire, ero l'unico giovane, quindi mi prendeva la parte a fare, mo ti dico come scoparti tutte, maestro. Ho il treno domani, per favore, si allontani da me. Però ho capito che questa persona abbia preso la scuffia contro il fantasma di Margherita Hack, mi sembra sicuro. Scusa. Mughini a me mi gonfia di botte, cioè sì, sì, sì. Ma c'ho Mughini, mo le prendi e lui sbim, Stefano aiutami, tutto così andrebbe. Io per terra, perché anche a me mi ha già picchiato, ti ha già poco menato prima. Sì, sì. Per arrivare a me ti ha già gonfiato Mughini. Comunque salutiamo.
Prego, Stefano. Cerco altre domande. Non essere timido. No. Questi sono i miei momenti preferiti, quando la co-conduzione di Stefano passa a un livello più alto, dice proprio è il momento di tirare fuori tutto la classe. Tutto su sta lavatrice, cioè ha fatto, non devo inquadrare la lavatrice. Non devo inquadrare la lavatrice. Mamma mia, incredibile. Questo fa che caldo fa, ma che domanda è? Fa caldo, normale. Due volte l'ha scritta sta domanda. Perché? Ma chi è? Un amico mio? Perché per la presentazione del grande caldo, allora che caldo fa? Dice, può no, essere. Non è pensa lui. Pure gli amici miei ci rimano contro. Non è lui. Ah, questo è interessante, la facciamo al pubblico. Se o cane ha un cane, di chi è il cane? Allora, non l'ho capita. Se o cane ha un cane. Il signor o cane, quindi cane. Giapponese. Sì. Cioè, immaginiamo parente della famiglia Tendo, quindi c'era Akane e Okane, il cugino del personaggio di Ramma, Akane Tendo, quindi Okane. Se ha un cane. Di questa persona è? Possiede un cane. Un cane. Di chi è il cane? Questo cane a chi appartiene? Sì. Appartiene al signor Okane. Esattamente questa è la perfetto. Risposta. Perfetto. Dice, mi chiedo perché le lavatrici o elettrodomestici in generale sono sempre bianchi. Tutta una puntata a tema. Però ogni tanto vengono fuori domande interessanti. Tipo, perché, secondo te, perché il bianco sta bene con tutto? No, perché non è vera sta cosa. Il bianco fa molto ospedale. Salutiamo gli eroi e le eroine soprattutto. Perché? Basta, perché sta in cucina, che in genere è bianco. Sta in cucina, non sta in bagno? In bagno, che in genere è bianco. Io ce l'ho in cucina. Ce l'hai in cucina? Che però è grigia, quindi... Aspetta, tu c'hai la lavatrice in cucina e la lavastoviglie in bagno. Sì. Ce l'hai la lavastoviglie? Sì, sì, certo. Mamma mia, i soldi che hai fatto, rapò. Ma è una svolta, tu non ce l'hai? No, ma... Mamma mia, non c'entra. Vai a sciacquare i panni in Arno, come diceva Leopardi. No, aspetta, io... Aspetta. Io non ho la lavastoviglie. Beh, brutti, lavatrice ne ho due, una in macchina. Cioè io oggi prima per darti un'idea di oggi prima di uscire ho fatto, ho premuto un tasto e adesso le mie stoviglie sono lavate da sole, capisci? Cioè la bellezza. Poi tra l'altro ho avuto delle disavventure io con la mia lavastoviglie. Ti prego di raccontarmele perché adesso praticamente non sapevo come funzionasse, quindi per la prima fase della mia vita in quella casa non mettevo le cose, mettevo il detersivo e non funzionava. Poi c'era una spia che diceva questo è il sale che manca. E dico come il sale? Cioè che c'è il sale nella... E ci ha messo il sale? No, no. Poi ho cercato Google, cioè, ci vuole il sale finish, sponsor. Finish, sì. Bravo che l'hai detto, che sono 2000 euro in più appena carichiamo su quindi YouTube. Quindi ho comprato il sale finish, l'ho ficcato nel buco della lavastoviglie, tutto, tengo tipo un chilo. Ma perché tutto? Perché ci va tutto. Non ci va tutto? Sì, sì, ci va tutto. Ho detto finché non si riempie, è tutto più o meno. Un chilo è tanto, cioè dove va? Cioè non c'è... Secondo me hai fatto una cazzata. No, no, c'è scritto tutto. L'ho visto anche su YouTube un signore indiano che faceva questa cosa. Se c'è qualcuno che sa usare i prodotti finish, sono i nostri fratelli indiani. E quindi non ho messo e tutto. E sorelle indiane. Esatto. Ci mancherebbe altro. Indiano, no vabbè. Questo non si può più fare. Questo non si può, no, però in Italia si può fare. No, ma oramai li chiamano di nuovo Indians, cioè nel senso è diventato... Decidete si però, può, nativi americani, puoi dire American Indians, va bene uguale. Comunque faccio questa cosa e... Però ancora non funziona. Poi c'è un'altra spia che era più piccola, che era il brillantante. Ah, compro. Che è una parola buffa anche. Cioè, brillante è come tipo petaloso, però brillante. Cioè, strano, no? Non esiste. Cioè, non lo usi in altre circostanze. Cioè, come nasce questa parola? Per rendere le cose brillanti ci serve una parola e qualche pubblicitario negli anni 80 ha detto ce l'ho! Lo chiameremo brillantante. Perché ho visto... Lo compro. Lo metto, pure là quasi tu, cioè, non è che c'è, dice basta, devi vedere quando si spegne la luce, quindi ogni volta, perché poi ce l'ho, non c'ho il display, ce l'ho dentro la luce, dentro la lavastoviglie, cioè ce l'ho, dove sta, ce l'ho dove sta la... Cioè, ma che per vedere, venduto? Per vedere la lavastoviglie devi aprire
devi vedere dentro, quindi non sai quanto manca. T'hanno inculato malissimo. No, no, no. L'hai montata al contrario. No, non è così, sta dentro. Sta dentro. Quindi tu apri, esatto. Ancora 20 minuti. Esatto. E quindi, buon prodotto. E quindi è così, cioè, quindi è tutta... poi se sono spente queste luci, vabbè, quindi fa, e non andava. Dico, ma qua... Quindi oggi il lavaggio di cui parlavi è il primo che fai? No, no, no. Da un anno a quindi questa che parte. Faccio? Chiamo la mia lavastoviglie, è Beko, altro sponsor di bing. Ti chiamo, cioè, perché non me la chiama quelli che me l'hanno venduta, che li chiamo, già li chiamo spesso perché mi hanno fatto delle cose, dai, così, eh? Io chiamo Beko, dico: senti, qua non mi funziona, mi spieghi come funziona? Io non capisco dalle istruzioni, me lo spieghi? Però non me lo sapeva spiegare. Vabbè, mandiamo uno, 40 euro. Ma dico, cioè, se il problema c'è, 40, cioè, no, zero, se è un problema stupido, 40 euro. Sì. E dico, vabbè, poi chiama così. Quindi viene questo signore e dice: ah no, è solo montata male, perché devi spingere di più, devi montarla, cioè non era incastrata bene, quindi l'ha incastrata bene e semplicemente non faceva contatto, non si chiudeva. E quindi non partiva perché non... Ok. No, e 40 euro. 40 euro. Per questa cosa faccio, cioè, quindi dovevo solo, cioè, bastava che la montassi. Cioè, hai provato tu, quindi era niente, un non nulla, e lui, beh, insomma. Sì, cioè, l'ha montata male però il signore. Però se non te lo diceva lui, no, quindi, e ma come faccio a sapere quando finisce? Perché non c'è il display che la devo aprire veramente, poi... No, c'è una luce rossa che viene proiettata sul pavimento. Ah sì? Non lo sapevi tu? E quando finisce, quando si spegne, vuol dire che è finita. E fa anche un suono. Che suono? Beep. Questa mi sembra che ti hanno venduto la lavatrice, no, la lavastoviglie di Herbalife, cioè che devi sempre aggiungere le cose, una catena di Sant'Antonio, sì, per lavare i piatti. Però vabbè, 40 però va. Euro ben spesi. Però adesso ti posso dire, lavare i piatti, sottovalutato. No, no. Sì. No, non no. Ci metti niente, non ci vuole no, niente. No, io l'ho fatto l'anno scorso, tutto un anno, ho lavato piatti, mettevo, sentivo cashmere e lavavo i piatti. E stavo proprio per dire: ti senti un bel podcast, esatto. Invece no, ti senti un brutto podcast per motivarti. Ah, e quindi stavo lì, io lo farei così, l'imitazione di un milanese. E quindi avevo questi piatti, però dicevo che, cioè, comunque un'ora. Un'ora dopo i banchetti che fai. Vabbè, che sono un po' lento. Ci metti un'ora a lavare i piatti, sì. Ma in due siete. Vabbè, un'ora 40, cioè... minuti, magari sono quattro piatti. Ma ci metti 10 minuti a lavare un piatto, ma li lecchi? Cosa? Scusate, adesso non voglio essere io come vi chiamate voi, che se gli esperti, mi ricordate i nomi? Che io sono Sara e Renato. Quanto ci vuole a lavare un piatto secondo voi? Mezzo minuto? Sì, mezzo minuto. Vabbè, mezzo minuto, allora. Mezzo che quasi lo asciughi pure. Sì, vabbè, poi non è pulito bene, cioè magari c'è qualche cioè, rimasuglio. Il sapone, il piatto. Devi essere convinto. Di essere convinto che sia giusto. 20 secondi. Vabbè, comunque, una puntata di cashmere più o meno per lavare i piatti. E, Madonna, ste. E quindi. Non esci vivo da recanate. No? E quindi ci mettevo tanto, perché poi dice che, cioè, comunque devo fare altre cose. Però dici: sta puntata è talmente bella, che faccio? Non me la sento tutta. Che faccio? Non li rilavo di nuovo questi piatti. E vabbè, quindi adesso invece fai così. Cioè, il tempo che tu ci metti a lavare i piatti, io ci metto a metterli dentro la lavastoviglie. Sì, quello probabilmente è così. Faccio così. E così cashmere te lo puoi guardare su YouTube. Oh, e dici, no, oh. Infatti, da allora non me lo guardo più di tanto, perché non c'ho tempo. Era solo il momento. Posso chiederti, perché non te l'ho mai chiesto, che podcast ti senti? A parte Morning. Francesco Costa, buongiorno. Sono Francesco Costa. La guerra è sbagliata. Il Fatto Quotidiano. Non è palermitano, no, parla non italiano. Non parla così, ma però non lo conoscono qui. Non è arrivato. Non arriva, non prende il posto nelle Marche. Non gli arriva. E, no, sentitelo che è bravo. È un grande. Fa dei bei dissing al Fatto Quotidiano, quindi sono molto. Sì, oggi molto si è scatenato sul Fatto Quotidiano. Per farvi capire proprio che vita che facciamo. Sì, hai visto che gli ha detto al Fatto Quotidiano? Sì. Lui sì che è un uomo. Sì, sì. Tra l'altro calvo anche lui, quindi. Lui calvo, quindi. Grande. E romanista. C'è una correlazione? Purtroppo no. Però si dice che anche
ti fasse, però si dice vabbè, vabbè, basta, mamma mia, parliamo sempre. Vabbè, comunque, che ti sei, che podcast ti senti? Lui, poi mi sono sentito quello del che sempre ha consigliato lui sul sul cibo, il fatto che ho anche comprato il libro, si chiama Doi, che è di origine inventata. Questo è interessante. Quello è interessantissimo. Ne voglio parlare con i nostri fratelli e sorelle marchigiani. Sì, praticamente secondo c'è cioè questo professore dell'università di Parma che ha ricostruito un po' la storia dell'alimentazione italiana e sostiene che la tradizione italiana sia risalente agli anni 70, cioè ce la siamo inventata noi in quel periodo, in realtà tutto deriva dagli americani, tutto, cioè, quasi tutto deriva dagli americani. Nel senso che c'era una cosa, c'erano dei cibi italiani che erano la pizza, la pasta nostra, i maccheroni. Poi sono andati in Italia, cioè, però non ci parlavamo noi, nel senso non è che da Roma si andava a Treviso, cioè, erano mondi separati. Dove si sono incontrati questi mondi? In America, quindi c'è stato un miscuglio di conoscenze che si sono insomma condivise. Poi sono tornati qui in Italia e è diventato il cibo la che tutti italiana. Noi conosciamo. Quindi, infatti volevo chiedere a Renato, qual è il cibo tipico anconetano? I muscoli, sono americani. Sono americani. Americani. Sì, sì. Cioè, qual è un piatto tipico di Recanati? Non c'è. Le orecchiette e cime di rapa? Perché... Quelle... avete tanti fratelli e sorelle pugliesi? Salutiamo. Io sono mezzo pugliese, ho tutti i nonni pugliesi. È vero, tutti quelli morti sono pugliesi. Ma è un caso. No, uno è abruzzese. È un caso. No, diciamo. Si è rimasta solo quella romana. Salutiamo nonna che guarda proprio tutte le puntate. Tutte quelle. Però ma qual è? Cioè, non c'è un piatto tipico di Recanati? No. I Vincis Grassi. Che già la parola non è italiana, quindi pensa quanto. Che cosa sono i Vincis Grassi? Devi chiedere al Recanatese, non so. Giusto. Allora, chiediamo al Recanatese in sala. Chi era Recanatese qua? Che cosa sono i Vincis Grassi? Le lasagne meno besciamella, un po' più asciutte. Quindi le lasagne meno buone. non voglio però. Le lasagne in particolar modo, noi diciamo la lasagna, la tradizione italiana, la lasagna è demo, cioè veramente fino agli anni 70 non ce la potevamo permettere. Quindi tu questo lo senti, sto podcast, dicendo fammi sentire sto podcast sul cibo, e esci dicendo ma l'Italia è proprio una merda, cioè nel senso pure le cose di cui andiamo orgogliosi, dici è tutto finto, non ci rimane niente. Ma pure il vino, cioè tipo il vino che c'era sin dall'antica Roma era tipo un miscuglio, tipo budino, tipo denso, una cosa che faceva schifo. Anche un'altra cosa, il parmigiano, cioè il vero parmigiano si fa in America. Ah sì? Sì, perché andarono sempre lì con la ricetta del parmigiano vecchio, della nonna, insomma, della trisnonna, e l'hanno insomma tramandato, l'hanno fatto lì. Poi sono tornati e qui è cambiata la ricetta, l'hanno fatta, insomma, si è evoluta. Invece lì è rimasta ancora quella di nonna. Quindi il vero parmigiano, sai che per lo stesso motivo dicono che la vera Coca-Cola si beve in Messico? Ah sì? Sì, perché la Coca-Cola inizia, c'è ancora, non so se perché c'è ancora la cocaina, che forse la coca, solo i miei amici anche l'hanno detto, oh ma sai che c'è sta la bamba nella Coca-Cola? No, non credo. Però perché la ricetta è rimasta quella là, mentre in America è dovuta cambiare, perché per andare al pano non può essere più così artificiale, quindi la vera Coca-Cola si beve in Messico. Questa potrebbe essere una fake news, ma è lo stesso motivo per cui il Winner Taco, quando l'hanno rimesso in commercio, tutti quanti ci scrivevano è diverso da come era prima, e noi sudditi dell'Alge dicevamo no, è uguale, però in realtà era diverso, però noi in cambio di 0 euro mentivamo ai nostri amici dicendo è uguale, non, perché eravamo deboli e fragili e codardi. Però a un certo punto una signora dell'Algera ci ha detto ma in realtà non è che è diverso, è che negli anni 90 le cose, i prodotti si potevano fare con solo roba chimica, cioè nel senso era proprio un prodotto chimico che sembra la vaniglia e sa di vaniglia, il prodotto chimico che sembra il caramello e sa di caramello. Adesso ci sono state delle leggi diverse, quindi devi usare un po' dei prodotti più naturali, quindi il sapore chimicone che ci piaceva da bambini adesso non lo puoi ricreare, quindi dovresti tipo mangiarti un Winner Taco e berti il Dash, così c'hai quella
Ci sono il 98 di nuovo, sono felice. O il Finish. O il Finish. Che è sponsor. Salutiamo. Salutiamo Gianfranco Finish. Vabbè. Guarda come ridono per questa cosa. Eh? Come ridono per questa battuta che hai fatto. Intanto tu stai cercando le domande, visto che è passata un'ora. Se voi avete poi delle domande, noi sì, infatti, sono qua veramente, c'è un pubblico di veramente. Oggi eravamo carichi perché abbiamo chiesto presto le domande e poi prima di entrare Stefano fa: ho letto le domande, fanno cacare, che è un peccato perché volevamo fare una cosa interattiva, però facciamo volentieri tu, una tu cosa che, tu che podcast ti ascolti? Interattiva. Io mi sento esclusivamente podcast che parlano di NBA, di basket americano, che è uno sport che io non guardo. E cioè, prima me lo guardavo, adesso non lo guardo più, però mi sento comunque podcast tutti, io so tutto, io so le statistiche di tutti i giocatori e di uno sport che non guardo. E non so cosa è successo, però è per spegnere il cervello, capito? Vado là e dico: ah, vedi, ha tirato da 3 al 34% e non vedo questa cosa, però la so. Io ogni tanto mi sento tipo dei podcast di persone che parlano di personaggi di Street Fighter. Però videogioco a cui ogni tanto giochi. Sì, sì. Vedi, chi li fa questi podcast? Quanto seguito hanno? Ma non lo so, non tantissimo penso, però mi sa che hanno appena cominciato due ragazzi. Ma italiani? Americani. Americani. Sì, americani. Sì. Che in Italia se fai un podcast su Street Fighter sei ambizioso, cioè è difficile. Sì, io lo vorrei fare, però non ascolterebbe nessuno. Però non lo puoi sapere, non lo puoi mai sapere. Secondo me fai un podcast su Street Fighter, non con me, che già questo è una fatica. Sì. Allora tira fuori secondo me una domanda bella da là, poi chiediamo le domande all'ex granaio che salutiamo. Vabbè, se dovessi scegliere un ospite tra i personaggi di Dragon Ball, chi sceglieresti? Io Guldo, c'è scritto quello che mi ha chiesto la domanda. Guldo buono perché comunque ferma il tempo, è il peggior uso di un superpotere nella storia di un cartone animato. Sì, come fai a perdere con Gohan e Krillin se sei in grado di fermare il tempo? Ferma il tempo e... E poi lo usa per affilare un tronco di legno e puntarglielo addosso, cioè, ma nel senso, uccidili, stanno là, pa! Invece, e quindi... E poi perdi con quei ragazzini. Fermava... Le persone. No, però lui aveva due poteri, no? Che tempo, era tipo fermare le persone e poi invece se proprio era in crisi fermava vero, il tempo. Però per pochi secondi, però comunque sia. Sì, infatti cioè, poteva sviluppare. Tanta roba. E perché lo sapeva fare solo lui? Era una cosa di la sua razza sapeva fare. Poteva fare tempo. Anche in Super poteva fare anche Hit, però Hit. Però sarebbe figo se fosse la versione Hit, la versione se Guldo, era Guldo. Sarebbe bellissimo Guldo che si trasforma. Però Guldo puoi fermare il tempo per pensare alle risposte da dare alle domande, quindi è interessante quando a scuola. Perché fa prima di rispondere? È una cosa mia, prof. sì, quello è comodo. E poi lo sblocchi, che la professoressa è solo il telefono che rientra in tasca. Recanati, esatto. Voi sapete, c'è una battuta storica di Guzzanti che tantissimi anni fa, quando faceva l'ottavo nano, fa: io a maturità mi preparo solo su Leopardi, qualsiasi cosa mi chiedono io gli dico Leopardi. Ma è Corrado, e se ti fanno una domanda di geografia gli dico una parola sola: Recanati. Una bella battuta di Corrado Guzzanti, che salutiamo, dovrebbe venire nel podcast fra 18 anni secondo i miei calcoli. Se le mie stime sono corrette, fra 18 anni Corrado è qui. E qui, quindi, per la stessa stima, entro 6 settimane fa Kashmir, questo ve lo dico. Di solito questo è il cambio attuale. Stefano, vuoi rispondere alla domanda o vuoi continuare a scrollare TikTok dicendo: stavo scrollando, ma questa gli scrivo. E che gli scrivi? A bella. Ammazza come balli bene. Mi mando un vocale e poi Stefano non è così, è una signora perché... esatto. Miglia di lei mi risponde: sono una MILF, esatto. Miglia de... è una di quelle le dottoresse che fanno le cose di medicina, fa: sono un androlo, che tu ammazza come balli bene. Sì. No, guardi che ultimamente mi capitano diverse signore age che fanno questi, con age intendi la tua età esatta? La mia età, no, cioè comunque
cioè si definiscono MILF, però, ok, questo, però signore di una certa rispetto. Età. Sì? Si dà del lei? Salve, lei è una lei bella... è molto bella. Lei è molto bella. Lei è buona, non lo so, non so come si forse approccia. Tu no, cioè nel senso se tu avessi 20 anni e ti dovessi approcciare con una self proclaimed MILF, lei mi suscita pensieri che proibiti. Esatto, se tu le dai lei la ti fa coglio, ma che non te sei visto. Con tutto il rispetto, Ste, però sì, non sì. Puoi dare del lei a nessuno. Vabbè, ma tutto... No, Stefano, va bene così. Io chiederei all'ex granaio se ci sono domande per fare questo finale di puntata, perché poi, insomma, manco vogliamo sequestrare interattivo. E come sempre, non c'è una cazzo di domanda, Ste. Ma perché? Zero domande. Sai cos'è? Secondo me è proprio il formato podcast che in realtà non porta a domande. Non porta a domande, perché comunque sia... Non è la prima volta che facciamo molte volte. Ma non su questo che abbiamo detto, cioè in generale potete fare domande. Sì. Cioè, non è che è una lezione, no? Che tipo fai? Parliamo dei leopardi, anche... avete domande su leopardi? No, no. Cioè, pure su un'altra cosa potete chiedere. Qualcosa di vostro, qualcosa di cui vi va di parlare a voi. Mo c'è sta gag poi che non fanno domande. Qua uno chiede a te: che ruolo giocavi a rugby? Hai mai partecipato al trofeo Topolino di Treviso? Non ho mai partecipato al Topolino di Treviso, purtroppo. È un nome vero? C'è un torneo vero? Immagino di sì. Topolino? Per i piccoli Under 14. E Topolino si chiama? Vabbè, che trofeo Topolino, perché? Ma che vuoi? Topolino? Rugby. Vabbè, ma sono bambini. Grossi. No, ah, ma i bambini giocano a rugby. Cioè, Topolino. Ah. Ma poi Mickey Mouse, cioè, non è che te sto di, capito? Ma Mickey Mouse già una cosa. Topolino sembra che sta. Beh, sì, sti ragazzi si stanno a provare. Ma Topolino, l'amico degli sbirri, mette in carcere le persone, cioè, nel senso. Però mi sembra. Mi sembra un po' sminuito. Cioè, chiamalo. Ma sono bambini, come lo devi chiamare? Cioè, non è che i bambini devi chiamare il torneo. Cioè, già la mascolinità tossica è un problema nel rugby, seppure devi chiamare il torneo Conan il Barbaro. Cioè, nel senso. Beh, però te dà, mazza, ho fatto il Conan il Barbaro, ho fatto il Topolino. Ma sei un bambino, tutte le cose bambine si chiamano Topolino. Pure il torneo di Treviso, città di bestie, però almeno digli Topolino. La mia ragazza è di Treviso, quindi va bene. Io giocavo. Allora. Fino a 15 anni secondo centro e poi ala, ero troppo secco per fare il secondo centro e la cosa, diciamo, negli anni migliori ero decente, forte mai stato, perché io una cosa che non ho mai avuto e non ho tuttora è l'aggressività, a me non me ne frega e non sono competitivo e se pensate di poter giocare a rugby senza essere aggressivi non lo potete fare, perché è letteralmente uno sport che dici adesso ti sfondo per un centimetro, facevo alì, è andata così. Era proprio, cioè il mio vanto era la maglia pulita, cioè che tutti con la maglia sporca di fango dicevo questa domani ci vado a scuola, come la mettiamo? Però c'è cioè, un'interpretazione proprio figiana, se adesso le isole Figi io giocavo così, era tutto, prendo la palla e poi faccio una finta, faccio un'altra finta, se tu non cadi alla mia finta io mi lascio placcare, cioè poi non provo a superare, ben fatto, op, e palla a disposizione. Però è bello, mi dava un sacco di soddisfazioni, è bello placcare, era bello correre più veloce degli altri. Io ho giocato a rugby tanti anni e credo realisticamente in partita, in torneo, durante il campionato, di aver passato la palla, ma vi giuro, meno di 10 volte. Meno. Io ho giocato 5 anni, giocavamo tutte le domeniche, io ho passato il pallone a un compagno di squadra meno di 10 volte. Questo è essere un'ala. Cioè, non ti arriva mai, quando ti arriva dici adesso questa è mia, mi dovete sparare per togliermela. E vai. Pensa tu. Vai pensa così, bellissimo. Non mi sono mai divertito così tanto quando giocavo a rugby contro dei mostri, perché la cosa brutta è giocare a rugby, e questo vale per tutti, è che tu pensi, cioè comunque sia io sono abbastanza alto per dire, e tutte le volte entravo in campo dicendo questa è la volta buona che il mio avversario diretto non è più grosso di me, oggi è il giorno che sono io quello grosso dei due, in fila per entrare in campo comincio a guardare i numeri di maglia, te c'è il 14, passano il 7 gigante, l'1 così poi senti tutto che trema, tutti che dallo stadio inizia a fare Massimo, Massimo, ma
ti giri, arriva questo che c'ha tre occhi, otto braccia, e ti, entra in campo col bilanciere e fai, beh, questo non sarà un'ala, c'ha il 14, ce l'ha tatuato sul collo e c'ha la cavigliera elettronica, vive al campo perché ha ucciso gli avversari, non può lasciare il campo. Ho detto, pure sta domenica è così. E poi giochi contro questo tutta la domenica, poi si riparte col pullman da Benevento, si torna fino all'Aquila, arrivi alle 6 di pomeriggio all'Aquila, sei partito alle 6 di mattina e dici, ora faccio tutti i compiti. E li fai tutti, li fai tutti, non li fai mai. E questo è un po' un problema. Quindi cosa fai? Smetti di giocare a rugby l'ultimo anno di scuola per non andare male e vai peggio, perché una volta che non hai studiato. Però va bello. Pensi quando andavo a scuola calcio, quando ero piccolo, e se entravo avevo paura che mi passassero la palla, quindi se mi arrivava la calciavo subito da qualche parte, ovunque, da qualcuno, e infatti non mi facevano entrare e io comunque ero contento perché stavo in panchina, dicevo, e c'era mio erro, uno accanto a me diceva, sta finita la partita, non mi fanno entrare, faccio, no, è meglio, stiamo a vincere, meglio. Vedi, quindi, e infatti siamo comici, cioè nel senso, infatti io, cioè, mi sacrificio, ero contento, oggi non ho giocato. Però sulla comicità, almeno per me è successo così, ma anche per te, sulla comicità poi sono diventato molto competitivo invece. Cioè la prima, certo, cosa in vita mia in cui dici, ah no, voglio essere più bravo degli altri. Però perché non è uno sport, non è misurabile, non giochi veramente contro gli altri. Per cui se io voglio essere più bravo di Stefano, l'unico risultato è che io divento sempre più bravo. Non è che poi ci stanno dei punteggi, a parte i follower di Instagram, sì, che sono, è vero, l'unico punteggio, che è un po' un falso punteggio, sì. Però comunque sia, le endorfine del cervello ti dicono, è vero, è tutto vero, tu vali il numero di follower, tu mi dici, no, io non valgo che i miei follower, però poi ieri ne ho fatti 12.000, il cervello ha fatto, sì, sei felice perché non è più 11.900, io no, è una finta felicità, però ero felicissimo di sta cazzata, però un lavoro così. Bello, ma anche di merda, che stai là, conti follower, dici questo è falso, il cervello ti dice tu vali così e tu ci credi, molto triste. Sì. E poi è così. È vero pure questo. È triste. È molto triste. Eh sì. Dovrebbero chiudere Instagram. Però se chiudessero Instagram, no, noi come ci facciamo promozione con i volantini? Poi come ci mandano queste domande così belle? Queste belle domande. Fai l'ultima e poi salutiamo e ringraziamo. Ah, molti sono tristi perché non c'è più da un po' di tempo la rubrica fare la cacca in discoteca. Allora, il fatto è che c'è un problema con questa rubrica, che poi specialmente il telefono di Tinti si riempie di gente che gli racconta. Sì. Io ho il telefono pieno di aneddoti di persone perché abbiamo fatto questa rubrica che si chiama Cacare in discoteca. Perché per me, lo dico per chi non la conoscesse, una rubrica che ha appassionato l'Italia, ogni volta che qualcuno ha cagato in discoteca c'è una storia dietro, nessuno sceglie di farlo, nessuno dice sono in discoteca, ho lo stimolo, vado, no, cioè lo combatti con tutto te stesso, quindi ogni volta che hai dovuto andare in bagno in discoteca c'è una storia, c'è un aneddoto, c'è un trauma, e la condivisione di questo trauma secondo me fa bene a tutti, perché poi invece è una cosa naturale che facciamo tutti quanti, dobbiamo fare tutti quanti, non dobbiamo avere paura di farlo in un posto anche dove vuoi apparire come la discoteca. Quindi avevo iniziato a raccontare storie di persone che erano dovute andare in bagno in discoteca, solo che il mio telefono si è riempito di storie proprio che tipo ti svegli la mattina, apri Instagram, allora avevo mangiato 3 kebab, stavamo qua, bussavano alla porta, sono entrati, loro mi vomitavano addosso, e tu dici vabbè basta, adesso non voglio sapere, tutto così. E poi mi hanno anche telefonato i miei genitori indignati dicendo se continui con la rubrica noi non ti ascoltiamo più, e quando dico mi hanno chiamato i miei genitori intendo che due telefonate separate a distanza di 2 ore, i miei stanno insieme, cioè hanno detto oggi va così per lui, prima la mattina mio padre, 2 ore dopo mia madre a dirmi la stessa cosa, smettila con la rubrica. Quindi questo attacco combinato dei genitori ha fatto sì, a meno che non ci sia qualcuno questa sera che ha voglia di condividere il racconto di quella volta che nonostante tutto ha dovuto cacare in discoteca. Lo so, non è facile. C'è anche cacare in un granaio, se volete, se vi sentite più. Stefano ha un aneddoto, cacare in un ex granaio di pochissimo fa, no. Pochissimi secondi fa. Questo poi, perché mi rendo conto che è volgare, perché non è bello dire cacare in un microfono, però cacare in Argentina. Cacare in Argentina. Ti prego.
Ero in Patagonia. Ero in Patagonia. Facevo una tratta con un autobus e di notte sono stato male durante questo viaggio e dovevo andare in bagno. Certo. Il autista mi diceva: aspetta, che arriviamo in un posto, apriremo in un posto, mi fermo e ti faccio fare le cose che devi fare. Va bene. Allora io nel frattempo mi trattenevo fortissimo. A un certo punto arriviamo su questo posto desolato, in mezzo al niente in assoluto. C'era un bagno che più sporco non poteva essere, però non me ne è fregato niente. Mentre ero lì che mi liberavo, ho sentito l'autobus che si è messo in moto ed è partito. Applauso a questa cosa. E poi l'autobus è partito mentre io facevo diarrea in questo posto buco. Terribile, c'era certo. Un buco nel pavimento, una roba terribile, allucinante. Io sono uscito traferato mettendomi sui calzoni, ho visto questo autobus che partiva, io sono rimasto nel mezzo del deserto senza niente, con il mio zaino nell'autobus. Fino a quando, a un certo punto, dopo un'oretta e mezzo, ero abbastanza disperato, tutto vero, giuro, è passata una jeep che mi ha raccattato e mi ha portato nella città successiva che si chiamava Tilcara. Io stavo in un altopiano tra l'Argentina e la Bolivia. Sono andato in questa città e poi alla fine, dopo varie peripezie, non sto qui a raccontare tutto, sono riuscito addirittura a trovare l'autobus sul mio zaino. Bellissimo, bellissima storia, un lieto fine. Grazie. Bella mille, storia. Grazie Stefano. Ma il... Cioè, quindi c'era tu, cioè il tuo zaino era lì intatto, non c'era? Il zaino è rimasto lì in un ufficio di oggetti smarriti praticamente, perché dopo l'hanno scaricato, l'hanno messo su questo posto. E lo zaino però non l'ho recuperato in quella città, ma l'ho recuperato in un'altra città ancora. Madonna. Era lì vicino, fu un'epopea, tutto dovuto alla diarrea. Ma questa certo. Persona, io, questa della jeep, cioè tu hai visto una jeep che arrivava? Sì. Tu stavi... Aiutami, tu dove, signor! Cioè, che c'era lì? C'era solo un bagno in questo... No, c'era il bagno e c'era una specie di chioschetto dove c'era un tipo che era... Che vendeva il camogli. Che vendeva quattro cazzate, che però questo qua non c'era niente, devo aspettare il padrone, che arriva il padrone, quando arriva il padrone ma ti posso portare dappertutto. Prima che arrivasse il padrone del posto, e non l'ho conosciuto, è arrivata questa jeep. Ma era proprio nel mezzo del niente, nel deserto totale, proprio veramente. E che hai detto? Ho perso l'autobus, lui. Perché? Che è successo? Qual è la... Ho detto, ma l'autobus è partito, tu hai capito, ma non ti potevi di niente, aspetta un attimo. Ti ho detto, è stato e non... Ma non so nemmeno perché l'autista, non ho mai saputo del perché. Forse hanno fatto uno scherzo all'italiano coglione che stava lì da solo, insomma, non lo so. Ah, dici proprio infami così. Sì, è un posto che non è un posto battuto dal turismo, è veramente da solo, veramente... Vedi, ma che ora i Patagoni. Che ora era? Era prima luci del mattino. Ah, quindi alba, e c'era questo signore che passava. E ho detto, vabbè. Da te di tutta questa storia non ti torna che ci fosse uno in jeep? Beh, vatti a fidare comunque. Cioè... Vabbè, ma ti hanno abbandonato in Patagonia, che devi fare? Infatti, già mi immaginavo gli articoli del giornale, morto turista, trovato, certo. Morto, già mi immaginavo. Poi, difficilissimo per i detective, perché il tuo zaino era altrove, quindi devono cercare di ricostruire. Esatto, cioè, perché fortunatamente in tasca avevo il passaporto, fortunatamente, per quel puro caso avevo il passaporto in tasca. Se no già mi vedevo proprio, capito, le cose, certo. Altro che Resonance, sarebbe stato anche un riso. O forse magari ti rifacevi una vita là, c'era il Resonance Patagonia, la comicità in piedi. Sì. Poteva essere. Sarei morto in Patagonia, invece non sono morto. Ecco, di meno male, per fortuna. Bene, e quindi sei in questa città e poi lì hai... E lì poi vari cose, no, là sono andato su un ufficio doganale, dalla polizia, insomma, mi sono organizzato e sono riuscito a ritornare tutto. Insomma. Beh, mi sembra bella storia. Una bellissima storia del lieto fine. Forse su questa storia... Vuoi chiudere? No, forse, che io continuo a scorrere, c'erano le domande belle. Veramente? Cioè adesso le trovate... Sai quante che stiamo tenendo qua queste persone? Un'ora e mezza. Un'ora e mezza. Allora, scegli una domanda bella. Due. Allora. Due. Se qualcuno se ne deve andare, non lo faccio, perché due, sono poi... domande belle quelle. Vabbè, questa manco la sfida del secolo, Duce o Andreotti. Vabbè, questa vabbè, manco questa... neanche. Cioè... Questa è una provocazione. Sì. Poi c'è: è meglio diventare bravi in qualcosa che non si sa fare o bravissimi in qualcosa che si sa fare?
Forse meglio bravissimi in qualcosa che si sa fare. Perché bravi, bravi ce ne stanno, bravi ce ne stanno tanti, pochi. Bravissimi ce ne stanno pochi, sì. Poi c'è, ma secondo voi in uno scontro uno contro uno, senza l'utilizzo di calci, tra Ravenna e Ferrario, cioè pugilato, chi vince? Sì, pugilato, però senza calci. Senza calci, perché invece li vedi come dei bei calciatori, loro se potevano calciare, what up, proprio Hitmon Lee. E... allora, non lo so, secondo me va 12 round, perché ci mettono un po' a stendersi, però tutte e due hanno, secondo me hanno della rabbia repressa che possono tirare fuori. Bisogna vedere uno nei confronti dell'altro, dici. Sì, a parte quello sicuramente, perché a fare un podcast insieme tu mi insegni, certo, un po' ci si odia. Però guarda, ti dico che forse un po' a sorpresa Ferrario c'ha le mani pesanti, cioè pure se ci fai sparring ti arrivano le belle schicchere. Sì, a sorpresa, eh. Forse no, double KO, si danno un pugno entrambi allo stesso tempo e tutte e due simulano il KO per farla finita. Basta. Esatto. Poi c'è quest'altra: meglio un cucchiaino di, scusate, merda in una pentola di ragù o una carbonara col tofu scaduto? Pure qua che domanda è? Cioè, comunque una carbonara col tofu, scaduto. Forse meglio il tofu scaduto. Beh, forse sì, mi viene da pensare. Che dici? Queste sono quelle belle di domande. Sì. Queste proprio le ha scritte. Farete mai qualche spettacolo voi insieme a Ferrario e Ravenna, oltre alle puntate crossover? Sì, certo. Queste sono le domande belle, Ste. Sì, queste. Le altre tutte sulla lavatrice. Che dici? Chi paga la benzina? Lui, Stefano. Ecco. Cosa avete mangiato a pranzo? Abbiamo risposto. Cioè, tu mi hai detto, scusate un attimo, però questo è importante. Tu mi hai detto, aspetta, hai detto a tutte queste persone, sono le 11:30, tu hai detto a tutte queste persone, aspettate, adesso arrivano le domande belle. Gliel'hai detto? Ve l'ha detto? È ripreso. È una qua. Vai. Vai. Ricomincerà mai Tinto Riespro? Sei un come ti chiami? Simone. Tinto Riespro non ricomincerà mai. La risposta è quella, quindi... Sì, tra l'altro anche FIFA non si chiamerà più FIFA. FIFA non si chiamerà più FIFA, si chiamerà EA qualcosa, avrà perso tutti i diritti. Così, si cambia. Così. Il mondo cambia. Ah, ecco, c'è questo, dice. Avete consigliato di evitare gli sketch di Comedy Central in quanto non riusciti al meglio. Per me sono vitali per spammarvi ad amici che non vi conoscono, perché a un certo punto il materiale sui vostri canali termina. Che ne pensate? Devi rispondere tu, Stefano. No, cioè, nel senso, se terminano i nostri materiali vuol dire che ci sono. Quindi mandagli quelli. Cioè, mandagli i video nostri e poi vieni. A degli amici. Sì. Cioè, non servono quelli. Cioè, quelli sono dopo, alla fine. Raschi il fondo. Posso, io senza polemica, Tu hai scelto questa come ultima domanda. Io no, aspetta, c'è una, no, non c'è, perché mi sembra, ti dico cosa mi sembra, che io sto dalla loro parte e noi siamo una squadra e in questo momento c'è un nemico, un avversario chiaro. Quell'avversario è seduto su una poltrona rossa e ha i capelli. Verrete mai a Varsavia a Io ti ripeto l'orario, sono le 11:30, tu stai scrollando e dici, mo dico questa. Ah, cioè quella Rigoletta non abbiamo fatto. Allora, ci hanno mandato un video. Oh, perfetto, vai Rigoletta. Era facile. Infatti mi ero scordato, che sta anche dalla pezza di Lundini. Valerio Coletta, che salutiamo, pelato che con la barba romanista, so io. Ci ha mandato un video, però voi non siete manco di qua, quindi forse non vi interessa. Vabbè, però è la pubblicità delle Marche. Pubblicità della Regione Marche con Dustin Hoffman che recita Leopardi per lo spot qualche anno fa. Mi chiede se per voi è un grande orgoglio di Dustin Hoffman che fa questa cosa, oppure un incubo di che lui non sapeva parlare e non si capisce niente. Che sbagliava in continuazione, abbiamo visto che sbagliava abbiamo in continuazione. Visto. In realtà, era la scorsa amministrazione regionale che aveva chiamato la Sinofman per l'amministrazione del PD e ci fu invece un puttanaio di polemiche perché ha preso un sacco di soldi.
questo, certo. Perché prendete un sacco di soldi, quindi... È un bello spot, no? Abbiamo visto oggi in macchina, non è male. C'è lui che ripete tutto e poi finisce. Voi siete, siete d'accordo voi altri? Era una merda. Era molto divisivo, molto divisivo. Lo fa il Mancio? Grande. Grande, grande una volta. Adesso, occhio. Occhio Mancio. Le mie Marche, come cosa lì, come si chiama? La Canalis. La mia Liguria. Sì, adesso lo fa Elisabetta Canalis che recita all'infinito e poi dice le mie Marche. Perché c'è lui che recita all'infinito e non lo sa, non lo sa di, cioè, non lo sa di, ma manco saprà che è. È sta là che non ce la fa. Però era bello, cioè comunque era con questa cosa che c'era Steco e lui che cammina sui colli, perché madonna, voi colli vanno rovinato. Leopardi va rovinato la regione, ogni colle tutti a fa, i colli qua sono un'altra cosa, perché li guardi, ci vedi, non ci vedi, in testa non sai che ti succede. E invece è una collina e tu magari stai là per i cazzi tuoi, senza per forza... che ti sovviene l'eterno, magari stai a raccogliere una mela, te la mangi, buona, invece oh, sta mela su sto colle, no basta, devo andare a casa. Quindi Dustin Hoffman divisivo. Dustin Hoffman divisivo. Tra l'altro, come sta, cioè che fa Dustin Hoffman? A parte, mi sa che sta male, perché con tutto il rispetto per la regione Marche, una volta stava qui, adesso e mi sovviene l'eterno, cioè è sceso. Dustin, chissà, sarà in salute. Stefano, sto a vedere la pubblicità. Metti via quel telefono. Vabbè. Per il bene dell'ex granaio di Recanati. Non va in pausa. Vabbè, Dustin Hoffman. Su Dustin Hoffman, ti prego. Su Dustin Hoffman, chi avreste voluto vai al posto di Dustin Hoffman fare la pubblicità? Clark Kent. Clark Kent non è una persona vera. Però ci sta. Clark Kent. Uno ha scritto meglio come Rain Man. Vabbè, è ovvio, cioè è meglio Rain Man, è un film fatto e finito, non uno spot. Non uno spot della regione Marche, di nuovo con tutto il rispetto. Tutto il rispetto. Con tutto il rispetto di questo mondo. Stefano, io ti imploro. Basta. Metti via quel telefono, stiamo per litigare in diretta. Va bene, va bene. Stefano. Allora, tra i commenti c'è scritto un saluto da Ancona, capoluogo di questa regione. È vero. Stefano. Stefano. Ma perché? Sei tu, l'hai scritto tu? No. Stefano. Metti via il telefono. Vabbè, stavo vedendo i commenti, ero la vox populi di questo. Metti via il telefono. Tolto. Stefano, vabbè. Adesso devi salutare il pubblico. E questo era Stefano Rapone. Però grazie mille a tutti, grazie mille a tutte di essere venuti qua. Grazie a Resonance che ci ha chiamato, siamo stati felicissimi di venire. Grazie all'ex granaio, grazie a Recanati e grazie a voi che siete venuti qua. Degnale ci vediamo presto. Ciao. Ciao. Grazie anche a Stefano che oltre ad averci invitato ha pure condiviso una storia. Ciao a tutti. Leggete Leopardi. Leggete Leopardi. E adesso lo leggerò. Sempre caro mi fu questa erbocolla. Vi va se vi lascio in fade out con Rapone che vi legge l'infinito? So solo questa strofa della... Aspetta, devo cercare che c'è ancora Oriundo. Leggo Oriundo. Originario di un determinato luogo, detto in genere di chi, nato e residente in una città. Ecco, è partito. Allora, no, c'è solo Wikipedia che dice la descrizione. Allora, aspetta, Wikisource. Non so se è tutta o se è una quota, quindi finisce prima del dovuto. Tanto vi dico chi è Leopardi.
Giacomo Leopardi è stato un poeta, filosofo, scrittore e filologo italiano. È ritenuto il maggior poeta dell'Ottocento italiano e una delle più... puntini puntini. Niente, non va. Impossibile raggiungere il sito. Vabbè. È andata così, è andata così. Ciao.